L'espressionismo francese è costituito principalmente dal gruppo dei fauve. Fauve in francese significa belve. Le belve vennero soprannominati belve in senso dispregiativo, poiché durante la mostra al Salon d'Automne del 1905 un giornalista e critico, tale Louis Vossel, entrò appunto nella sala dei fauve, anzi di quelli che ancora dovevano essere appellati in questo modo, e vide al centro una scultura abbastanza tradizionale, classicheggiante, non loro, circondata da questi quadri con colori fiammeggianti, infuocati, violenti. E quindi la frase del critico famosa fu: Donatello chez les fauves, Donatello in mezzo alle belve. Donatello ovviamente era riferimento alla scultura classicheggiante, e le belve erano questi artisti che da quel momento, come anche accade per gli impressionisti, si autoappellarono nel modo in cui Vossel appunto li aveva chiamati, i fauves, le belve. Infatti una citazione interessante di Van Dongen, uno degli artisti, uno dei fauve, è proprio questa: pensiamo solo che i colori impressionisti siano un poco smorti. Quindi questo ha detto un po' tutto. Allora, questi sono alcuni dei nomi dei fauve: Derain, de Vlaminck, Marc e soprattutto Matisse, che andremo a vedere tra poco. Sono più un gruppo, un'aggregazione di artisti che non un movimento, anche se i caratteri in comune sono sicuramente questa grande importanza data al colore steso con foga in modo veramente molto acceso. E ecco, il colore può anche essere antinaturalistico, svincolato dal reale, e è per questo che appunto fanno parte dell'espressionismo, poiché usano il colore in relazione al loro sentire interiore. Anche se abbiamo detto che i fauve non hanno quell'aspetto drammatico e tragico tipico dell'espressionismo di lingua tedesca. La loro però, come il resto della pittura espressionista, è un tipo di pittura istintiva e immediata, quasi primitiva per certi aspetti. Ovviamente i riferimenti visivi sono Cézanne per la decostruzione della forma, della prospettiva, Gauguin per i colori puri e per la volontà di esprimere col colore il proprio sentire soggettivo, e anche Van Gogh per gli stessi motivi e per la violenza chiaramente del colore. Quindi nessuna volontà di critica sociale come trovavamo nell'espressionismo tedesco, nella Brueghe soprattutto, ma più che altro, soprattutto in Matisse, troviamo una rappresentazione della gioia di vivere. Due notizie proprio su Matisse e sulla sua biografia: nasce a Cateau-Cambrésis e muore a Nizza. In realtà non realizza subito la sua vocazione per la pittura, infatti studia a Parigi giurisprudenza, ma quando una malattia nell'89 lo costringe a letto, dipinge per passatempo e da lì si accorge che la pittura è la sua vocazione. Studierà quindi poi pittura nell'atelier di Gustave Moreau. Nella Scuola di Belle Arti di Parigi conosce appunto Gustave Moreau, il pittore simbolista, quello dell'apparizione. Ed è proprio nell'atelier di Moreau che si conoscono, che Matisse prende contatti con Marc e gli altri pittori fauve. Matisse vedrà anche Turner durante un viaggio a Londra e trascorrerà del tempo nel sud della Francia, e anche, questo è importante, nel nord Africa. Viaggia in Algeria e Marocco nel 1906, e nel 12, 1906 Algeria, 12 Marocco. Questo è importantissimo perché a seguito di questo viaggio egli mette appunto uno stile che ormai è anche oltre il fauvismo, nel senso che è uno stile decorativo che risente dell'arte islamica. Quindi
Assolutamente un'arte islamica non figurativa, quindi uno stile molto molto diverso che mirerà proprio a dipingere il quadro come quadro e non più come finestra su un altro mondo. Quindi ha senso sempre più di mimesi. Matisse arriverà al grado zero della mimesi, possiamo dire, il grado zero della figurazione. Oltre quel punto lì non si può più andare, o si fa un'arte astratta. Oppure non si può più appunto proseguire sulla linea dell'astrazione, della figurazione, però ovviamente semplificata al massimo. Ok, viaggerà poi anche nel sud della Francia e passerà da esordi impressionisti alla fase fauve, alla fase matura in cui appunto risente più di quest'arte islamica. I caratteri stilistici quindi in generale sono, li dividiamo nella fase fauve, cioè la prima fase di cui vediamo un'opera, stesura molto veloce e violenta del colore, uso, uso espressivo quindi del colore e di tutti i mezzi tipici della pittura, accostamenti violenti di colore e colore inteso come pura energia emotiva. Nella fase più matura, Matisse, invece tende a stendere il colore per campiture. Ecco, vediamo, questo è un dipinto tipico della fase fauve. Qui invece andiamo più verso la fase matura di Matisse. Nella sua fase matura stende il colore in campiture piatte, molto accese, crea contrasti cromatici tra queste stesure piatte, che in realtà però. Da queste dissonanze cromatiche nasce una sorta di armonia visiva, di tipo però decorativo. Questo è molto interessante, lo vedremo meglio analizzando le opere. Riduce sempre più il numero di colori fino ad arrivare a un'essenzialità cromatica basata sui primari. Usa una linea di carattere decorativo e non più una linea legata alla rappresentazione di un oggetto reale, quindi uso di linee decorative ritmiche, questo è molto interessante perché questo suo intendere il quadro come superficie e non proprio come superficie bidimensionale e non come finestra sul mondo lo porta anche a questo principio della ripetizione decorativa di elementi che ovviamente dipende dall'influenza dell'arte islamica. Ecco, quindi possiamo dire che Matisse arriva proprio al grado zero della figurazione e ad una sorta di autosufficienza della pittura in cui il quadro è inteso come quadro e non più come appunto ponte verso un altro mondo, finestra su un mondo come era stato inteso in tutta la pittura tradizionale da Giotto in poi, possiamo dire. Ok, allora, vediamo prima di tutto quest'opera qui che si chiama Donna col cappello. Risale alla fase fauve e rappresenta, queste sono opere che facevano parte della collezione di Gertrude Stein, figura importantissima per le avanguardie di primo Novecento a Parigi. E questa Donna con cappello, fu criticata moltissimo. Rappresenta, nessun altro che la moglie di Matisse, cioè la signora Matisse, con un cappello fruttiera in testa. La signora Matisse è posta di tre quarti nella posa tipica del ritratto e appunto quest'opera fu esposta alla mostra del 1905, nel corso della quale questi artisti furono chiamati fauve. E chiaramente qui vediamo che l'immagine è costruita tutta col colore e tra l'altro il colore è usato per chiazze, con pennellate veloci, violente, molto molto evidenti e significativi commenti negativi che fecero di fronte a quest'opera. Secondo appunto la critica, si trattava di una pentola di colori rovesciata in faccia al pubblico. Quindi questo implica una sorta di disordine compositivo e di apparente casualità, dico apparente, nella stesura del colore. È vero che il colore è antimimetico, però non è del tutto casuale, chiaramente, la sua disposizione. Infatti notiamo sicuramente accostamenti di complementari. Notiamo il giallo e il viola, notiamo il rosso e il verde, notiamo l'arancio e il blu. Quindi c'è una logica, però più intrinseca al colore stesso e al modo in cui l'artista percepisce e sente
che non alla realtà oggettiva. Quindi si parlò proprio di giochi barbari e ingenui di un bimbo che si trastulla con una scatola di colori e rende proprio l'idea dello stile di questo dipinto. Quindi abbiamo detto, dal punto di vista della costruzione proprio del dipinto, abbiamo sì la posa di tre quarti della signora Matisse, sì una rappresentazione molto semplificata che è giocata tutta sul colore, però abbiamo detto non casuale, la stesura è veloce, il colore a chiazze, ma abbiamo sia l'uso dei complementari, come abbiamo notato, che dei primari, che saranno importantissimi e fondamentali poi nell'arte matura di Matisse. Ecco, interessante è come Matisse vada a costruire tutto col colore, anche ciò che nella pittura tradizionale era affidato al chiaroscuro. Qui le ombre e la luce sono veicolati tutti dal colore, quindi il giallo della guancia è una parte che si immagina più in luce, il verde, queste linee verdi che tra l'altro tornano anche in un altro dipinto di Matisse che oggi non vediamo, si chiama Ritratto con riga verde, si tratta sempre della moglie, e lui persiste in questa rappresentazione di queste pennellate verdi che danno con pochissimi tratti i lineamenti della signora Matisse, che viene descritta da Gertrude Stein come volitiva e cavallina di volto. Effettivamente, nonostante questi mezzi così essenziali, questi colori così violenti e questa figurazione così semplificata, comunque Matisse riesce a rendere la psicologia e la presenza della moglie. E lo fa soprattutto, dicevamo, nel viso, con queste linee verdi che ci danno la forma e la linea del naso, la fronte, e ci danno anche le ombre su questo volto, quindi scolpendolo anche in un modo tridimensionale che però ovviamente non rimanda al chiaroscuro accademico, alla prospettiva accademica. L'altro aspetto interessante qui, che rimanda alla velocità esecutiva tipica dei Fauve, appunto le belve, questo fuoco nella rappresentazione, questa foga nella rappresentazione che si risolve proprio in queste pennellate, appunto, che sembrano proprio quasi rovesciate sulla tela, c'è anche una sorta di non finito, perché la parte chiara qui è una parte non dipinta. Emerge la preparazione della tela stessa, emerge il suo fondo, e quindi abbiamo una sorta di non finito pittorico che entra a far parte di tutto il gioco compositivo. Allora, da questo dipinto, che si chiama La gioia di vivere, nel 1905, in poi Matisse comincia a perfezionare il suo stile, che da esordi, che non abbiamo visto, che risentivano del neoimpressionismo e impressionismo, arriva invece a questa pittura ritmica, decorativa e molto molto essenziale. E questo è il dipinto che segna un po' la cesura, La gioia di vivere del 1905. Allora, qui lo vediamo in maniera un po' sintetica, però il tema è quello di una sorta di Arcadia, cioè una rappresentazione bucolica. Vediamo un paesaggio con degli alberi, quasi delle quinte di alberi, con all'interno una radura, con queste figure umane che danzano, che si sdraiano sull'erba, che suonano, che si abbracciano. Sullo sfondo immaginiamo dell'acqua, quindi un paesaggio idilliaco sicuramente, che può ricordarci, e questo è importante, le bagnanti di Cézanne, dal punto di vista proprio della disposizione strutturale degli elementi dell'opera, nell'opera, quindi della composizione. E questo anche, questo aggancio con Cézanne torna per l'assenza di prospettiva, la semplificazione delle figure e anche per l'utilizzo di elementi all'interno dell'opera che non sono tratti dalla realtà, bensì pensati e ragionati a livello compositivo e riutilizzati, quindi magari degli studi di figure sdraiate che lui realizza autonomamente e poi pone alla fine in questo dipinto, quindi un tornare sugli stessi soggetti per creare una pittura che ormai della realtà ha solo il residuo. Allora, l'aspetto interessante qui è però la stesura del colore. Qui Matisse comincia a mettere a punto uno stile basato su un'armonia derivata da contrasti. Nel senso che qui abbiamo una serie di contrasti che possiamo proprio qualificare. Abbiamo contrasti
Dal punto di vista della stesura del colore, più piatto nella parte bassa del dipinto, nella metà inferiore, un pochino più libero nella metà superiore del dipinto. Quindi questo è un primo contrasto. Notiamo in alcuni particolari della vegetazione una stesura a tocchi, in altre parti una stesura piatta. Quindi differenze e contrasti nella stesura del colore. Poi abbiamo una differenza nella rappresentazione delle figure. Alcune sono rappresentate con un contorno sottilissimo, altre sono rappresentate con una linea di contorno molto spessa che ricorda il contorno ombra di Cézanne. E quindi anche qui un contrasto, una discontinuità. Poi abbiamo figure piccole e figure grandi. E questo non rimanda certo a una rappresentazione prospettica, perché comunque la prospettiva è abolita sotto il segno dell'influenza di Cézanne. Quindi qui abbiamo figurine piccole, e qui abbiamo invece figure più grandi. Quindi tutta questa serie di contrasti, e forse quello più importante è quello cromatico. Troviamo colori caldi freddi, troviamo il giallo, troviamo il verde, troviamo l'azzurro, l'arancio, tutto posto per campiture più piatte, alternate a stesure differenti. Quindi un linguaggio stilistico espressivo che davvero è creato da tutta una serie di contrasti. Fino ad ora non siamo stati abituati a questo. Se pensiamo all'espressionismo tedesco, lì sì, c'era una lotta tra forme e colori, ma qui queste forme, questi colori non hanno l'esito tragico che trovavamo in un Kirchner. Qui comunque ciò che emana da questo dipinto è quello che rimanda al titolo, una gioia di vivere. Una gioia di vivere che permane nonostante questo stile così particolare fondato sui contrasti. Ecco, La stanza rossa è una delle opere di Matisse che sanciscono proprio questa nuova fase pittorica. Infatti è stata dipinta nel 1908. Cosa rappresenta? Allora, vediamo che si tratta del tema della preparazione di una tavola in una sala da pranzo ad opera di una donna. Vediamo infatti la sala da pranzo tutta apparecchiata con delle fruttiere, con del pane, con degli elementi commestibili, con delle brocche, e vediamo la donna che si accinge appunto a preparare questa tavola, mentre sulla sinistra notiamo una sedia e sullo sfondo vediamo la parete di fondo decorata e vediamo anche sulla sinistra verosimilmente una finestra. Una finestra che si apre su un paesaggio. Però qui non siamo più di fronte alle chiazze dirompenti di tante tonalità diverse tipiche della fase più strettamente folle di Matisse, bensì siamo di fronte a una superficie, una grande superficie di colore pieno, rosso, e quindi c'è una continuità in questo colore primario. E c'è, molto importante, la bidimensionalità decorativa. Notiamo a livello cromatico il gioco dei primari. Notiamo il rosso, notiamo il blu, notiamo il giallo, che dominano sicuramente. Quindi vi è una riduzione del colore ai soli primari. Mentre, allora, qui molto interessante il discorso sulla prospettiva. L'accenno prospettico lo notiamo ai lati del tavolo, sulla sedia, sullo stipite della finestra. Tuttavia, questa prospettiva viene contraddetta dal fatto che il tavolo e la parete di fondo vengano rappresentati nello stesso colore. Questo aspetto tende ad annullare il senso di profondità e quindi noi non abbiamo più l'impressione di trovarci di fronte a un tavolo contro una parete, bensì l'impressione è quella di trovarsi di fronte a tutta una grande superficie decorativa. Inoltre, a contraddire ancora di più i principi prospettici, notiamo la dimensione di alcuni elementi. Esempio, le fruttiere. Di solito siamo abituati alla legge prospettica della visione, per cui l'oggetto più vicino è più grande e quello più lontano è più piccolo. Qui la fruttiera più vicina a noi è più piccola, quella più lontana è più grande. Anche questo non ci dà dei riferimenti spaziali. Sono uguali invece queste due bottiglie, e quindi comunque l'occhio
si trova come di fronte appunto a una grande superficie piatta, e questo rimanda alla concezione che sarà tipica da qui in poi di Matisse di quadro, come proprio oggetto bidimensionale, superficie decorativa, e non più come uno spazio che si apre su una realtà tridimensionale, mimetica e somigliante alla, agli oggetti del mondo stessi. Dopodiché, possiamo dire che dominano ovviamente questo rosso dello sfondo e questi racemi, questi arabeschi curvilinei creati appunto con questo colore blu scuro, e questa è la dominante dell'opera. Quindi l'effetto è proprio questo, superficie decorativa all'interno della quale però si apre come un quadro nel quadro quest'altra finestra. A ben guardare, Matisse reintroduce il discorso della successione dei piani, non come prospettiva, bensì proprio come differenziazione degli elementi in profondità. Infatti, lui è come se ricreasse la profondità con la successione dei piani di colore. Infatti, qui vediamo che molto vicino a noi vi è la sedia, quindi lo spettatore, persi i riferimenti prospettici tradizionali, si appella a questa successione di piani di colore. Quindi qui vediamo la sedia gialla, più vicina a noi, poi questa grande zona, questa parete rossa, e da ultimo il quadro nel quadro, come un pezzo staccato, come una parte, una sorta di ecfrasi, in cui notiamo anche qui all'interno di questa finestra stessa un primo piano di colore fatto col verde, con gli alberi, un secondo piano fatto dalla casa, un terzo piano fatto dal blu invece del cielo. Quindi Matisse utilizza i mezzi tipici della pittura in maniera completamente anti-accademica, andando a creare un'opera sintetica con pochissime linee ritmiche che danno proprio questo senso decorativo, ovviamente influenzato dall'arte islamica. Allora, su questa linea, ovviamente, su questa linea così sintetica, si pone anche una delle opere più famose di Matisse, che si trova all'Ermitage a San Pietroburgo. Una tela di grandi dimensioni creata per un committente russo, per Shukin, che vide Matisse a Parigi e rimase colpito, tanto che appunto Matisse poi venne ospitato da Shukin a Mosca per realizzare questa tela, ma non solo, anche questa. Quindi realizza la danza e la musica. Allora, innanzitutto, nella danza vediamo un particolare che avevamo già trovato nella Gioia di Vivere, cioè il particolare della carola, che sarebbe un tipo di danza a giro tondo che si svolge tenendosi per mano e ruotando. Troviamo questa carola, che è il particolare della Gioia di Vivere, che qui viene isolato e va a rappresentare davvero quello che è l'espressività tipica di tutta la pittura di Matisse. La vitalità, l'élan vital, lo slancio vitale proprio, il vitalismo, è un giro tondo di vita creato da delle figure nude che si tengono per mano. Queste figure si tengono per mano e danzano, sono molto movimentate, sono individuate da linee estremamente sintetiche, tanto che oltre a questa sintesi nella rappresentazione della figura umana non si può andare. Quindi Matisse proprio, abbiamo detto, il grado zero della figurazione. Questi cinque corpi così sintetici, così dinamici, individuati da poche linee e da un solo colore, questo rosso arancio che connota il corpo umano, si stagliano su un fondo verde e blu, formando un cerchio di figure appunto nude, impegnate in questo giro tondo vorticoso. È molto interessante il modo in cui Matisse riferisce di procedere nella realizzazione di questo dipinto. Lui dice: sono partito prima dal ritmo, e l'elemento del ritmo è uno degli elementi che abbiamo citato essere tipici della pittura di Matisse. Quindi il ritmo, che è un ritmo di linee, un ritmo di colori, è un ritmo dinamico, è un ritmo decorativo, e qui rimando proprio a questo slancio vitale. Sono partito prima dal ritmo, poi vi è stato il blu del cielo,
Quindi il cielo non è altro che di questo blu, un blu uniforme, un blu lapislazzuli potremmo definirlo per la tonalità, per la tinta, per la scelta di tinta. Il cielo è puramente blu, limpido. E poi il terzo elemento, il verde dei pini, che vediamo qui, in basso. In realtà possiamo pensare semplicemente all'elemento naturale, no? Al suolo. Che immaginiamo l'erba, la vegetazione, la immaginiamo verde. E poi per ultimo, solo alla fine, il rosso delle figure. Quindi ogni elemento, a partire dal ritmo, ha avuto come una sorta di genesi naturale. E possiamo parlare quindi, abbiamo detto, di grado zero della figurazione, perché qui ogni elemento ha un colore che connota proprio intrinsecamente quell'elemento stesso ed è rappresentato con pochissime linee, con una sintesi estrema data sia dal disegno che da quelle associazioni cromatiche così intense. Abbiamo lo sfondo fatto di colori freddi, le figure fatte di colori caldi. L'aspetto, quindi, abbiamo detto l'astrazione di questo dipinto si oppone come grado zero della figurazione a quello che troveremo nel cubismo. Qui rimane molto importante, molto definito il rapporto figura-sfondo. Le figure rosseggianti, rosso-arancio, contrastano con lo sfondo, colore caldo e colore freddo. Nel cubismo invece avremo il rapporto figura-sfondo che andrà completamente a ribaltarsi, nel senso che saranno indagati praticamente allo stesso modo. Qui invece diventano molto molto distinguibili. Lo slancio vitale di questa danza è reso ancora di più in questo movimento estremo dal mancato tocco di queste due figure in cui vediamo questa figura di spalle che si sporge per incontrare appunto la figura di sinistra. Questo slancio vitale, questa gioia di vivere, questo estremo dinamismo si oppone alla sua controparte, creata sempre per lo stesso committente, la musica. Nella musica abbiamo dei colori un po' più tenui e abbiamo soprattutto delle figure che invece sono statiche. E qui l'aspetto interessante è questa armonia, quindi questa stasi, in questo senso i due quadri, le due opere si pongono in una sorta di dicotomia, musica e danza. E qui i personaggi si dispongono, alcuni cantano, altri suonano, si dispongono quasi come le note di un pentagramma. E quindi anche qui abbiamo una logica intrinseca, che rimanda proprio all'essenzialità, di ciò che Matisse vuole rappresentare.